Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Abbiamo lanciato la nostra Academy. Di nuovo siamo tornati, il primo anno come sapete l'abbiamo lanciato prima del Covid, adesso dopo tutta l'interruzione eccetera ci siamo riorganizzati e abbiamo potuto lanciare il nostro secondo anno. È un po' più articolata, un po' più diversa, quindi in questo video voglio spiegarvi esattamente come funziona tutto il programma formazione che trovate su Rhino Nation. Il programma si suddivide in tre diverse tipologie di iscrizione, tre diverse tipologie di percorsi, in base a quelli che sono gli obiettivi specifici di ciascuno. Il primo programma è la membership, che prevede la ricezione a casa della tessera oro, quindi identificata con la tessera d'oro e col vostro personale, il tuo personale numero di membro, di membership. Che cos'è la membership? Si tratta del programma di formazione online, quindi è interamente online. Voi sapete che su Rhino Nation da un po' di tempo abbiamo iniziato a produrre e a lanciare quelli che sono i nostri corsi, dei videocorsi. Abbiamo lanciato il videocorso di bodybuilding di primo livello, il videocorso di business coaching, quindi tutto quello che è l'avvio di un progetto di business attorno al coaching, e il corso di nutrizione che in questo momento è in corso, il corso in corso al di là del gioco di parole. Quindi bene o male stiamo lanciando circa 3-4 videocorsi l'anno e inizieranno a diventare sempre di più perché i videocorsi verranno gestiti non soltanto da noi ma da altri docenti che pian piano stiamo inglobando nel progetto di Rhino Nation, quindi nel progetto formazione. I videocorsi hanno lo scopo inizialmente di andare a riguardare tutto quello che concerne il bodybuilding, quindi allenamento, alimentazione, integrazione, salute e anche business. Quindi partiamo dal bodybuilding a 360 gradi, inseriremo anche dei lavori per quanto riguarda il functional training, dei corsi per quanto riguarda la biomeccanica e dei corsi per quanto riguarda il posing. Quindi vogliamo inglobare tutto quello che è il bodybuilding e poi gradualmente nel corso degli anni andremo ad inserire anche delle altre videocorsi di argomenti o materie che sono vicine al bodybuilding, possono essere utilizzate all'interno del bodybuilding, e ci espanderemo pian piano toccando anche il powerlifting, il powerbuilding, il crossfit e altre metodologie di allenamento per cercare di dare una panoramica quanto più ampia possibile, sempre con gradualità nel corso degli anni. Adesso stiamo lanciando, come detto, 3-4 corsi all'anno, diventeranno sempre di più. Il lancio del corso prevede la pubblicazione di 2 video ogni settimana, quindi non lanciamo mai il corso per intero, ma il corso inizia, ci sono 1-2 video a settimana, in modo da dare tempo a tutti quanti di ascoltare il corso, di capirlo, di recepirlo, di studiare al meglio, quindi senza fretta, e questo ci garantisce di pubblicare sempre costantemente su Rhino Nation almeno 2 video di formazione a settimana. Quindi la membership gold dà accesso non solo a tutto il portale di Rhino Nation, quindi il log, quindi il forum, quindi video inediti, video workout, la partecipazione ai webinar che stanno nel programma formazione, ma anche l'accesso a tutti i video che usciranno da adesso in avanti. Quindi c'è l'accesso a tutta la parte di formazione online. A che cosa servono questi videocorsi? Che cosa danno? Beh, in realtà sono dei videocorsi esclusivamente online, quindi quello che danno è una certificazione successiva al conseguimento del quiz finale, quindi c'è un esame finale che va ad essere completato, si ottiene la certificazione. Che cos'è questa certificazione? Una certificazione che verrà inserita nel vostro medagliero, nel vostro albo del vostro profilo Rhino Nation. Voi sapete che su Rhino Nation stiamo sviluppando quello che è un radar per preparatori e un radar per palestre, ossia una funzione in cui un motore di ricerca vero e proprio, in cui le persone possono andare a cercare i preparatori nella loro zona. Immaginatele come applicazioni come Airbnb, Booking, vedete tutte le case disponibili nella vostra zona, potete vedere con mappa. Ecco, esattamente la stessa cosa, e per ogni preparatore ci sarà anche le certificazioni conseguite, le medagliere nostre o di altri istituti, per carità. Quindi tutto quanto verrà inserito su Rhino Nation. Quindi logicamente andare a conseguire quelle che sono le certificazioni. Vi ricordo che adesso su Rhino Nation siamo quasi 1000 membri, quindi iniziano ad essere tantine le persone, soprattutto tante persone che cercano logicamente dei preparatori che abbiano in qualche modo un bollino Rhino, che seguono questa tipologia di filosofia. Quindi abbiamo elaborato il radar proprio per permettere a molte persone che seguono un approccio di bodybuilding a 360 gradi, un bodybuilding di alto livello che si differenziano rispetto alla concorrenza, di poter essere trovati molto facilmente da utenti che generalmente vogliono cercare quel tipo di preparatore. Quindi questo non si fa soltanto essendo presenti nel forum, rispondendo alle domande delle persone, degli utenti, essendo presenti sui log, ma anche adesso con la funzione di radar. Quindi ognuna di queste certificazioni verrà inserita nel proprio profilo, in modo che le persone che vanno a cercare un preparatore vedono anche quante certificazioni di corsi online hanno ottenuto. E oltre a questo, logicamente i corsi hanno il valore che hanno, tantissime persone sono super contente di come li stiamo portando avanti, ci sono decine e molto spesso in realtà centinaia di episodi per ogni singolo corso, quindi sono molto completi, e lo scopo è quello di dividerli in livelli proprio per accompagnare e dare le nozioni generali del bodybuilding e approfondire ogni singolo minuziosissimo aspetto. Qual è il problema di questi corsi? Il problema di questi corsi è che non sono dal vivo, cioè molte cose non le possiamo far passare dal vivo, e da qua entra in gioco l'Academy. Entra in gioco il secondo programma dei tre
che abbiamo menzionato, che è il programma di partnership, la tessera d'argento. La tessera d'argento dà accesso non soltanto a tutti quelli che sono i video, tutto quello che abbiamo detto, i corsi di formazione online, le certificazioni, ma anche a una componente secondaria molto importante, secondaria non per gerarchia, ma molto molto importante, che è quella di seguire l'Academy dal vivo, quindi in presenza, un corso in 7 workshop, ciascun workshop di 2 giornate, quindi 14 giornate di alta formazione dal vivo, che va a avere un ruolo parallelo a tutta la formazione online. Quindi webinar in cui discuteremo di tutto quanto, parleremo di tutto quanto, tratteremo ogni aspetto, e ci sarà un calendario che pubblicheremo di tutti i webinar dell'anno ad inizio anno, quindi avete tutti gli appuntamenti di ogni singolo webinar a cui potete partecipare, i corsi di formazione online e il corso dal vivo. Il corso dal vivo è quello che abbiamo fatto per l'Academy, per il primo anno di Academy, è un qualcosa che ci ha portato veramente veramente tanto, siamo riusciti a trasmettere tantissimo ai ragazzi, ad aprire tantissimo le menti e soprattutto a far percepire quello che noi vogliamo far percepire. La formazione deve essere fatta dal vivo quando vogliamo portarla a un certo livello, e quindi entra in gioco la partnership. La partnership vi darà diritto e riceverete a casa quella che è la tessera Platinum col vostro numero di partnership personale, codice QR dietro per poter avere diverse feature di cui poi parleremo, e vi permette in questo modo di accedere a tutti quelli che sono i nostri workshop, tutti per la durata della partnership. Quindi nel momento in cui voi mantenete la partnership attiva per l'intero anno, per 2 anni, per quello che vi pare, da quando l'avete attiva, voi vi presentate a tutti i workshop con la vostra tessera, viene registrata, e se avete la partnership attiva potete accedere di nuovo a tutti i corsi, quindi i 7 che ho detto, ma qualsiasi altro corso, workshop, evento, qualsiasi altra cosa che viene organizzata, potrete partecipare. Saranno tutti eventi a numero assolutamente chiuso. La partnership stessa come programma è un programma a numero chiuso, quindi non abbiamo intenzione di aprire le porte a tutti quanti, non ci sarà una selezione all'inizio, è rivolto a tutti quanti, è un programma per carità di alta formazione, quindi una persona che è neofita, che ha le prime armi, magari sicuramente viene accompagnata dall'inizio in avanti, però lo scopo è quello di portare ad alti livelli, quindi va valutata questa cosa, però non faremo delle selezioni, ma sarà a numero chiuso, perché io non posso avere 100-200 studenti nella stessa stanza, perché logicamente non c'è possibilità di provare, perché la partnership è questo, ci saranno dei workshop in cui proverete e cercherete di riprodurre determinate sensazioni, vi allenerete, come questa è la parte più bella, quindi ci sarà la parte teorica ma soprattutto la parte pratica. Quali sono questi 7 workshop? Ve li faccio vedere qua, ma ve li dico gradualmente. Il primo evento di 2 giorni riguarda il petto e le spalle, quindi la prima giornata è dedicata al petto, parte teorica la mattina, parte pratica il pomeriggio, e la seconda giornata alle spalle, parte teorica la mattina, parte pratica il pomeriggio. Seconda giornata al dorso e le braccia, quindi di nuovo parte teorica il primo giorno di dorso la mattina, parte pratica con allenamento il pomeriggio, braccia stessa cosa, parte teorica la mattina, parte pratica il pomeriggio. Terzo giorno quadricipiti, femorali, polpacci, addome, sempre stesso discorso, la mattina si fa la teoria, si vede come programmare, come massimizzare i risultati del distretto, come impostare un mesociclo in cui vogliamo gestirlo al meglio, quali sono le tecniche di intensità a cui risponde meglio, ma il pomeriggio si fa pratica, quindi si vede come riscaldarlo, si vede determinati esercizi, si prova un po' tutti quanti, alla fine c'è l'allenamento conclusivo in cui facciamo proprio il bacio finale per i coraggiosi che vogliono presentarsi. Il quarto giorno è dedicato alla programmazione e periodizzazione dell'allenamento, quindi quarto giorno, quarto evento, sono 2 giornate in cui si parlerà interamente di programmazione e periodizzazione, si vedranno video, si vedrà un po' quella che è la storia di tutti i metodi di allenamento che sono proposti nella storia, quali sono i dati comuni, cos'è che porta realmente i risultati, perché alcuni metodi funzionano e altri completamente opposti funzionano anche quelli, quindi cercheremo di capire tutto quanto, vedremo come impostare tecniche di intensità, insomma come prendere un atleta e sapere esattamente come gestire per un macro ciclo di lavoro e negli anni ancora e ancora e ancora. E da là, fatti questi 4 weekend, inizieremo a parlare di nutrizione, perché il quinto weekend le 2 giornate sono dedicate alla nutrizione, una parte diciamo in qualche modo introduttiva, quindi parleremo della nutrizione in generale nella prima giornata, i principi base su come impostare un programma nutrizionale, come quali sono i principi alla base della nutrizione, e poi la seconda giornata focus sul bodybuilding, quindi una prima parte dedicata alla fase di off season, una seconda parte dedicata alla contest prep e poi alla fase di rebound. Quindi entriamo nel vivo per vedere come gestire e modulare un atleta da un punto di vista alimentare durante tutto il suo anno, quindi off season, in season e fase di rebound, e come modulare ovviamente il peaking, la contest prep, tutte queste informazioni qua. Il sesto giorno parleremo sempre di nutrizione ma in maniera un po' più avanzata, quindi parleremo del sistema nervoso autonomo, io lo parlo sempre in tutti i reel, ormai sto parlando di questo sistema nervoso autonomo, in parasimpatico, ortosimpatico, ecco, vedremo come modularlo e perché cambia così tanto e dà dei delta da un punto di vista per esempio di calorie bruciate da un giorno all'altro, anche di migliaia di calorie. Ecco, che
cos'è il sistema nervoso autonomo, perché dobbiamo imparare a modularlo e che vantaggi realmente ci può dare. Parleremo di manovre di nutrizione avanzata e di integrazione funzionale, quindi inizieremo a parlare in maniera un po' più avanzata di alcune problematiche della nutrizione, parleremo di quelle che sono le analisi ematochimiche e i controlli che si devono fare, le problematiche derivanti dall'utilizzo dei PEDS e infine delle manovre di intervento per le suddette problematiche. Quindi un corso di nutrizione veramente di secondo livello, molto molto più avanzato in questo caso. Ultimo weekend dedicato a due argomenti principali. Il primo giorno è interamente dedicato al business, quindi in come impostare il proprio business attorno a quello che è il coaching, attorno a quello che è il bodybuilding, e la seconda giornata è dedicata alle donne. Quindi tutto quello che diciamo i primi giorni vale anche per le ragazze, sono le benvenute, però nell'ultima giornata vogliamo dare uno specchietto in particolare a loro per vedere tutte quelle che sono le differenze, come intervenire, quali sono le varie differenze da un punto di vista di fluttuazione ormonale, come il testosterone impatta in maniera totalmente diversa rispetto agli uomini, come il progesterone va ad impattare, se è più alto o meno alto, se è un profilo estrogeno dominante o progesterone dominante, se c'è ovaio policistico, insomma tutte queste informazioni devono essere conosciute perché sono delle differenze molto molto interessanti ed è veramente un mondo a parte. Questa quindi è la nostra partnership, il nostro programma di formazione. Sì, in questo caso alla fine ci sarà un esame con una certificazione che sarà ben distinta dalle certificazioni dei corsi online, una certificazione vera e propria che vi permetterà di essere dei bodybuilding coach, quindi dei coach di bodybuilding ufficiali e riconosciuti. Ora la domanda che sorge spontanea è: con questa certificazione è valida, ha valore legale? Sì, assolutamente sì, è una certificazione che viene riconosciuta da una società di formazione e quindi che vi riconosce come dei bodybuilding coach. Ora, il discorso molto importante è questo, che noi vogliamo fare uno step successivo, perché in realtà in Italia, per quella che è la legislazione, non esistono delle vere certificazioni ufficialmente riconosciute in cui c'è un albo, un po' come un fotografo, non c'è una certificazione che ti permette di far foto. Tu, se compri una macchinetta fotografica, puoi far foto. Allo stesso modo, se vuoi essere un bodybuilding coach e dare un programma di allenamento, puoi farlo, non c'è un albo registrato per cui serve un esame d'accesso. Quindi noi vogliamo fare un passo successivo, ossia esattamente a che cosa serve riconoscere certificazioni. Serve per poter trovare lavoro molto spesso nelle palestre. Ecco, come potete farlo questo? Beh, noi stiamo anche per questo, nel senso che stiamo creando un'affiliazione con tantissime palestre in Italia proprio per dare questo collegamento. Le palestre da parte loro avranno la possibilità di avere del personale altamente formato da parte nostra, le palestre avranno la possibilità di diventare reseller di Rhino Athletics, di organizzare dei workshop a cui voi potete partecipare come partner perché avete la tessera d'argento, ma soprattutto da parte vostra potete mandare i vostri curricula alle palestre che stanno nella vostra zona, che nel momento in cui ricevono il vostro curriculum e vedono che siete certificati Rhino, sanno che siete formati da noi, quindi ci riconoscono e in qualsiasi momento possono alzare il telefono e chiedere: Ludo, mi è arrivato Mario Rossi, che mi dici di lui? Perché volevo assumerlo, dimmi un po' di lui. E io ti dico: Mario Rossi è bravo in questo, è un po' più scarso in questo, in totale onestà. Quindi c'è un servizio di collegamento in modo da aiutare ed incentivare quello che è il mercato del lavoro. Piccola parentesi, l'affiliazione per le palestre è assolutamente gratuita. Inseriremo un radar anche in quello, quindi un motore di ricerca vero e proprio, e sarà assolutamente gratuita per le palestre, proprio per incentivare l'assunzione di personale altamente qualificato all'interno di tutte le strutture in Italia. E questo è un altro piccolo obiettivo che ci siamo, un piccolo grande obiettivo là, alla fine, che ci siamo posti, in modo che qualsiasi persona va in una palestra e trova il PT che non fa la schedina del cavolo, ma è altamente formato. Auspicando come sempre che le palestre vadano a controllare una laurea in scienze motorie per assumere, che è sicuramente un titolo molto molto qualificante in questo senso, il più qualificante in assoluto. Il percorso universitario non deve essere mai. La mentorship sarà un programma molto impegnativo che ha lo scopo di, da una parte, prendere la persona e formarla con tutto quello che abbiamo detto finora, quindi partecipazione all'Academy, corsi dal vivo e tutto il resto, ma anche e soprattutto con delle call mensili che viene fatti con il nostro team, con me personalmente, e andremo a vedere e lo gestiremo per tutti quelli che sono i dubbi, lo formeremo, faremo una mentorship vera e propria. E quindi lo scopo è quello di avere un'alta, altissima formazione per una persona, per un individuo, che verrà però in questo caso, attenzione ragazzi, selezionato, quindi non è aperta assolutamente a tutti quanti, ma per un semplice discorso che lo scopo finale della mentorship è quello di assumere questa persona a lavorare per il nostro team, quindi sia per tutto il progetto formazione, sia per la partecipazione su Rhino Nation, per portare i contenuti, per gestire gli atleti, quindi diventare a tutti gli effetti un membro del team Rhino. E auspicabilmente, ma questa è ancora una cosa che si parla nel prossimo futuro, ma vi anticipo questo piccolo spoiler perché mi hanno detto che posso anticiparvelo, vogliamo dare la possibilità di lavorare in una struttura qua in UK, quindi di entrare in UK con la sponsorship attraverso noi. È una cosa super complicata, ma ci stiamo lavorando ragazzi, quindi dovremo riuscire a fare anche questa. Quindi la mentorship ha questo scopo di portare le persone a un'altissima formazione. Ora, ciò detto,
Ultima nota conclusiva, logicamente qualsiasi domanda chiedete qua sotto, ci sono le FAQ, no le FAQ, le FAQ, perché qua dicono FAQ, non dicono FAQ giustamente, quindi le Frequently Asked Question su Rhino, sulla mia pagina Instagram, quindi potete vedere un po' tutte le domande, tutte cose, potete fare domande qua sotto e sarò ben lieto di rispondere. Però l'ultima cosa conclusiva è questa, questo è un progetto ancora tra virgolette embrionale, nel senso che tutte le persone che si iscriveranno vedranno altre tantissime novità, perché il nostro scopo col progetto formazione è quello di mettere tutte le persone che partecipano nella condizione di poter lavorare, quindi nella condizione anche di trovare subito dei professionisti e dei collaboratori, vuoi videomaker, vuoi commercialisti, vuoi qualsiasi figura che vi vada, anche a livello di segreteria, qualsiasi cosa a disposizione, persone che hanno esperienza nel settore, quindi non devo stare a cercare videomaker, spiegargli come fare video, no, dei videomaker nostri, dei commercialisti nostri che conoscono codice Ateco, formazione e tutto il resto, stessa cosa per la segreteria e esperti di business, insomma dare la possibilità di avere a disposizione diversi professionisti che non soltanto faranno parte della nostra Academy, quindi potranno andare a dare contenuti e a fare docenza alla nostra Academy, ma che guideranno le persone. Insomma, tantissime persone hanno difficoltà a guadagnare in questo settore, a piazzarsi in questo settore, a riuscire a fare carriera in questo settore. Il programma formazione non vuole soltanto darvi gli strumenti sostanziali per farlo, però farvi entrare in una famiglia, in un ambiente in cui avete tutti i professionisti che possano darvi una mano per raggiungere i massimi livelli, per sviluppare e spingere al massimo la vostra carriera. E per l'appunto le persone che verranno selezionate, quindi quelle in cui crederemo e che a livello di curriculum, magari che abbiamo già fatto delle accademie precedenti, insomma a livello di curriculum ci risalteranno di più, noi ci punteremo direttamente stipendiandole e facendole entrare nel nostro personalissimo team. Questo è quello che vogliamo fare per cercare di darvi abbastanza rispetto a tutto quello che ci date, ci avete dato fin dall'inizio, credendo in noi, credendo nel nostro progetto. Qualsiasi domanda come sempre ragazzi qua sotto, sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video.